vi saluto nuovamente. Avremo degli interventi che riguardano CMS Drupal, Joomla, WordPress e altre applicazioni autonome, diciamo. Per questo, e in particolar modo per la presentazione, ci penserà Renata Durichello, alla quale passo il microfono che vi presenterà i primi relatori. Grazie. Allora, vi saluto, sono appunto Renata Durichello e quello che volevo fare sono giusto due parole per introdurre le motivazioni che hanno spinto a questo incontro, che in realtà sono spontanee e naturali. Le realtà dei siti scolastici sono nate nella maggior parte dei casi come siti vetrina della realtà scolastica e nella maggior parte dei casi affidati a docenti, realtà che in molti casi perdura tuttora. E quello che è successo nel 2009 con i nostri modelli di sito scolastico è stato il testimone di un passaggio da quello che è il sito statico, quindi un sito che mostrava e presentava la scuola come vetrina verso il mondo esterno, anche come strumento di informazioni, quindi come servizio attraverso il quale si poteva non solo presentare la scuola ma anche dare informazioni fresche di giornata, e quindi l'utilizzo dei CMS è stato necessario. I nostri modelli quindi hanno voluto soprattutto dare un'impronta dal punto di vista del layout e dell'organizzazione dei contenuti, offrirsi appunto come modello. La scuola ha continuato ad erogare servizi attraverso il web, alcuni spontanei e altri invece massicciamente voluti dalla legislazione. Questo ha significato anche l'intervento del settore amministrativo delle scuole e lo sviluppo accanto e assieme a quelli che sono i modelli dei CMS di applicazioni per gestire queste nuove esigenze, come appunto la trasparenza, l'albo e così via, tutte cose di cui abbiamo parlato diffusamente. E poi si è arrivati a questo punto alla necessità di implementare altri servizi, quindi non più solo e soltanto il servizio di informazione, ma il servizio sempre di comunicazione attraverso il web, ma all'interno, verso l'interno e verso l'esterno, non più solo verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Questo tipicamente per noi scuole significa la possibilità di contattare la scuola, di fare delle richieste alla scuola. Non basta più il semplice modulo di contatti laddove c'era, è necessario qualcosa di più organizzato e che vada proprio nello specifico di quella che è la realtà scolastica. La parola modulistica riassume tutto questo. Le soluzioni che abbiamo in parte conosciuto, chi è più attivo all'interno del gruppo, in particolare in una videoconferenza che c'è stata quest'inverno, sono di diverso tipo. Alcune si appoggiano specificatamente ad un CMS, altre invece possono essere viste come realtà autonoma, ma proprio per questo adattabile a tutte le esigenze. Prima di tutto sarà proprio questa la realtà che andiamo a conoscere, la realtà sviluppata all'interno, diciamo, della zona del Pavese da, se non sbaglio a dire i nomi, sì, Panzarasa e Rivera, giusto, che avevo dall'altra pagina, quindi non ho potuto dirli direttamente, e insomma direttamente a sentirli. Buongiorno a tutti, intanto cerco di presentarci. Io e Alberto siamo due dirigenti scolastici da 2 anni e veniamo entrando da un'esperienza lavorativa precedente, cioè oltre a fare gli insegnanti ci occupavamo anche di programmazione, di servizi alla formazione, e diciamo dopo qualche mese di lavoro come dirigenti siamo resi conto che l'esperienza precedente ci poteva essere utile per semplificare una serie di processi di documentazione, di comunicazione interna, e così indipendentemente l'uno dall'altro abbiamo iniziato a lavorare per portare questa vecchia esperienza dentro la scuola. Poi ci siamo confrontati, ci siamo resi conto che potevamo unire le forze e dividerci un po' i compiti per produrre alla fine una piattaforma che potesse includere tutte le necessità più urgenti che vedevamo all'interno della scuola, per semplificare la comunicazione,
andare nella direzione della dematerializzazione e in qualche modo anche facilitarci il lavoro nei processi decisionali nostri e dell'intera collettività, ad esempio del collegio docenti nel caso dell'approvazione dei progetti del piano dell'offerta formativa. Quindi questa è un pochettino la storia. All'inizio di quest'anno abbiamo iniziato a lavorare in maniera sistematica a questo progetto, ci siamo poi confrontati con Alberto Ardizzone che ci ha incoraggiato ad andare avanti in questa direzione e ci ha coinvolto anche nella partecipazione a questa giornata per presentare questo prodotto che ormai è praticamente completo ed è distribuibile. Quindi abbiamo realizzato anche un sito web dove c'è tutta la documentazione sul prodotto, si può scaricare liberamente e si può utilizzare. Ci sono un po' di istruzioni su come fare, è tutto relativamente semplice. Io inizierei, poi vedremo anche una demo sul prodotto, a illustrare un po' quelle che sono le caratteristiche generali. Intanto la motivazione, come vi dicevo, che ci ha spinto a realizzare, innanzitutto cercare di dematerializzare i processi di comunicazione interna, cioè cercare di saltare il passaggio di carta all'interno della scuola, per cercare di semplificare, rendere veloci tutte le pratiche, quindi poter accedere rapidamente alle comunicazioni che fanno i docenti o rispondere in maniera molto rapida anche a distanza, anche quando non sono come oggi a scuola, e cercare anche di avere un certo ausilio in quelli che sono i processi decisionali. E soprattutto poi per cercare di rendere più trasparente tutta la comunicazione interna. Tanto per fare un esempio, in tutta la sezione che riguarda i progetti del piano dell'offerta formativa, la piattaforma ci consente di rendere immediatamente pubblici all'interno della comunità scolastica tutti i progetti presentati. Questo consente al collegio docente di avere un quadro molto dettagliato dei progetti che presentano i colleghi e quindi potersi esprimere con cognizione di causa nel momento dell'approvazione dal punto di vista didattico di quel progetto. Quindi questo aumenta la trasparenza e la pubblicità all'interno della scuola. Per dire molto rapidamente quelle che sono le aree disponibili tra la piattaforma, qui c'è, vedete, questo diagramma che rappresenta così quelle che sono le aree attivabili. Come vedete si passa dalla gestione delle circolari, dal pretorio che già trovate comunque in altri prodotti, a qualcosa di più specifico che abbiamo implementato un po' su necessità, la bacheca che mi consente di rendere disponibili all'interno e all'esterno tutte le attività che si svolgono quotidianamente dentro la scuola, alla gestione dei progetti con tutta la parte anche di rendicontazione economica, l'assegnazione di incarichi e registri e più recente come implementazione, ad esempio io l'ho utilizzata solamente negli ultimi mesi, la gestione delle richieste delle segnalazioni, quindi le richieste di congedo, di ferie, eccetera, di permessi brevi, viene gestito tutto attraverso il sito, saltando tra la parte cartacea. Chiaramente poi la singola scuola può decidere quali di queste aree attivare, perché se ad esempio un'area è già coperta da un altro prodotto, è chiaro che in quel momento non l'attiva. Le caratteristiche fondamentali, intanto, come è stato detto nella presentazione, è una piattaforma indipendente da altri CMS, quindi funziona in maniera indipendente, non è legata alla scelta del singolo CMS. Si interfaccia con, nella comunicazione interna, si interfaccia con le caselle di posta istituzionali o quelle che comunque vengono utilizzate per la comunicazione. Questo vuol dire che si può integrare in qualsiasi sistema di protocollazione, archiviazione documentale e conservazione sostitutiva. L'altra caratteristica fondamentale, l'avevo già accennato prima, è che viene distribuita con licenza libera GPL versione 3. La tecnologia utilizzata per lo sviluppo sono tutte tecnologie aperte, quindi non legate a sistemi proprietari, PHP, CSS, JavaScript, MySQL, che vuol dire che chiunque abbia un minimo di dimestichezza può anche metterci le mani e modificare, aggiungere, contribuire con propri ulteriori moduli. Infatti è scalabile, sì. Molte cose sono sviluppate nel corso dell'anno di fronte alle esigenze che si andavano evidenziando,
l'ultimissima cosa che stiamo pensando, la realizzeremo nel giro di qualche giorno, e anche la possibilità per i docenti di rendicontare le spese del bonus dei 500 euro, in maniera che uno rapidamente comunichi questa cosa e poi chiaramente si riserva di allegare le pezze giustificative a mano, quello, ma questo eviterà un passaggio dalla segreteria. Tutto arriverà attraverso una documentazione compilata direttamente. Tra le altre aree che non ho detto, non c'è stato prima, c'è anche la possibilità di compilare online e poter modificare quando si vuole anche il curriculum vitae in formato, viene emesso poi in formato Europass direttamente al sistema, anche perché, come sapete, tutte le figure, tutte le persone che hanno ricoprono incarichi dovrebbero aver pubblicato il curriculum vitae sul sito, e tutte quelle persone in cariche particolari. E, tra l'altro, gli aggiornamenti sono automatici, cioè vuol dire che chi amministra questa piattaforma può verificare ogni volta che lo vuole se ci sono aggiornamenti disponibili, e l'aggiornamento viene scaricato automaticamente. Quindi non deve preoccuparsi di fare dei salti mortali, e quindi viene aggiornato anche la versione e quant'altro. I riferimenti sono questi. Il sito web dove c'è la documentazione, dove si può scaricare il prodotto, è sculpon.it, e quelle sono le nostre due mail: alberto.panzarasa@gmail.com e marzio.rivera@gmail.com. Adesso Alberto ci farà magari vedere in diretta qualche esempio d'uso. Ecco, per esempio, pensavamo adesso appunto di farvi vedere un esempio che è quello che stiamo usando già quest'anno nella mia scuola. E il sistema è stato completamente testato durante tutto il mio... Il sistema è stato testato durante tutto l'anno nei nostri due istituti comprensivi. Adesso vi faccio vedere per esempio l'interfaccia utente entrando con diversi profili. Il sistema chiaramente è multiutente, che significa che i privilegi che uno ha si basano sui ruoli che vengono assegnati. Adesso proviamo ad entrare come dirigente e cominciamo a vedere alcune funzionalità. Per esempio, il sistema appena entrato, questo è quello che stiamo usando nella mia scuola, quindi mi scuso che vedremo un po' di nomi, un po' di la privacy è violata, però almeno vedete che è effettivamente una cosa che si sta usando. Il sistema immediatamente mi avverte che ci sono delle richieste da valutare. Le richieste cosa sono? Sono delle richieste che sono state inviate tramite il sistema dai docenti, dai collaboratori scolastici, e può essere modulistica di vario tipo. Abbiamo a destra un menu, potete vedere alcune funzionalità, qui andiamo abbastanza veloci, giusto per dare un'idea di come funziona il sistema. Per esempio, l'amministrazione della piattaforma, chiaramente ce l'ha un amministratore e eventualmente il dirigente scolastico, consente di impostare alcuni parametri generali, tra cui quello fondamentale è l'email a cui si interfaccia tutto il sistema. Cioè, vi spiego meglio, perché l'ha detto Marzio, ma va ben chiarito questo aspetto. Qui viene praticamente gestita tutta la parte di comunicazione interna alla scuola. Nel momento in cui una richiesta viene inviata, comunque viene inviata un'email dal sistema alla casella di posta elettronica col sistema con il codice crittografico, in modo tale che se a quella avete agganciato, tanto per fare un esempio, qualunque sistema di archiviazione, in automatico viene poi si può decidere di protocollare. Andiamo per esempio a vedere com'è l'interfaccia per le richieste. Ecco, tutte quelle che vedete in questo momento, adesso appena, sono delle richieste che sono state inviate in questi giorni da docenti, da personale ATA della mia scuola. Uno vede le persone, vede la tipologia di richiesta, ha la possibilità di visualizzare la richiesta, andiamo per esempio su questa, e ha la possibilità di, qui si vede il file PDF con la richiesta che viene inoltrata, e
per ogni richiesto con la possibilità di lasciarla in stand-by, quindi non ancora autorizzata, di autorizzarla o non autorizzarla. Alla fine, chiaramente, ci sono due pulsanti, salvo in modo definitivo, ci voglio pensare ancora un po' prima di essere sicuro se l'ho autorizzata o meno, oppure salvo in modo definitivo, e a questo punto l'autorizzazione è definitiva e il docente, il collaboratore scolastico, al momento in cui entra, vede automaticamente lo stato della richiesta. Potrei far vedere adesso i progetti, la parte oppure entriamo un attimo come utente, per esempio, entriamo come ecco, questa è la parte quindi dell'utente. Questo è un docente, vedete che ha la parte di visibilità delle circolari, i progetti e le richieste. Per esempio, nel momento in cui va nelle richieste, ha la possibilità di vedere tutta la storicità delle sue richieste, con lo stato in cui si trovano, e vedere qual era la tipologia di richiesta. Oppure la possibilità appunto di inserire una nuova richiesta, queste sono tutte quelle che sono state previste dal sistema. Non so, per esempio possiamo andare su aspettative di infortunio, che già la uno inserisce i dati, può salvare in bozza, che vuol dire ho incominciato a predisporre la, oppure salvi in modo definitivo. A quel punto il dirigente, nel caso di personalità anche il DSGA, vedono la richiesta e hanno la possibilità di autorizzare o meno. Potrei far vedere? Notate che questo è fondamentalmente un modulo online che si ritrova il docente o il collaboratore. Una volta che il personale invia questo modulo, il sistema genera un file PDF con una firma sostitutiva. La firma sostitutiva chiaramente è legata al sistema con cui vengono assegnate le credenziali, e quindi chiaramente ci deve essere una policy di gestione delle credenziali e del significato che bisogna attribuire a questa assegnazione. Il sistema, vi dicevo, quindi genera un file PDF, questo file PDF viene inviato alla casella di posta, che viene agganciata poi dal sistema di protocollazione archiviazione. Ecco, su queste richieste il personale di segreteria ha modo, proprio entrando nel sistema, di fare un po' di intermediario, no? La possibilità qui di inserire, di entrare, di guardare le richieste che sono state inoltrate e a quel punto, diciamo, di mettere anche delle note che poi ovviamente il dirigente può vedere. Quindi diciamo che viene seguito pari pari dal punto di vista informatico tutto quello che era prima il passaggio di carta tra i vari tavoli, tra le varie della segreteria. Stesso discorso, diciamo, molto simile per un'altra cosa che potremmo far vedere, per dei progetti. Anche in questo caso il sistema prevede appunto che il docente possa inserire il suo progetto, inoltrarlo. A questo punto è visibile una volta che l'ha inoltrato a tutti i docenti della scuola. Poi ci sono vengono seguite tutte le fasi successive, che prevedono l'autorizzazione nel momento in cui il progetto viene autorizzato dal punto di vista didattico dal collegio docenti, e poi l'autorizzazione da parte finanziaria nel momento in cui effettivamente si ha la sicurezza che sia posta anche la parte economica. Il sistema genera in automatico anche tutti gli incarichi, facendo in modo di avere tutto, diciamo, tutto concentrato in questo sistema. C'è anche la possibilità di inserire delle revisioni. Non so, per esempio, il problema che si ha con la carta, spesso con i progetti, è di avere sempre tante diverse versioni, aggiornamenti che si vanno stratificando. A volte è anche complicato mantenere memoria di quali sono le ultime versioni. Ecco, in questo modo, molto semplicemente, nel momento in cui si rende conto che il numero di ore è eccessivo, c'è la possibilità, adesso facciamo in tempo, vi faccio vedere, c'è la possibilità per il dirigente di mettere in revisione il progetto, inserendo anche un commento di
10 ore di docenza sono troppe, da un conto 1 ore 2 a 4. Il docente nel momento in cui entra vede la messa in revisione da parte del dirigente e può appunto correggere e sistemare, a questo punto il progetto viene erogato. C'è anche la possibilità di fare un registro per le cosiddette attività progettuali extracurricolari, nel senso che una volta che il progetto viene approvato il docente ha la possibilità di entrare e inserire la calendarizzazione dell'attività e di firmare. Adesso magari intanto entro, se Marzio. Un'area che ad esempio lui non ha attivato nella sua scuola, invece ho utilizzato massicciamente nella mia, è l'area dei verbali. Che cosa vuol dire? Uno può organizzare un sistema di gruppi di lavoro, che possono essere ad esempio i consigli di classe, i dipartimenti o le commissioni, incaricare un coordinatore del gruppo di lavoro e un segretario che si preoccupa di redigere verbali. In questo modo io ho sempre sotto controllo tutti i verbali, tutte le riunioni, senza neanche girovagare o andare a cercare nelle varie cartelle. Ho sempre sotto controllo il lavoro di ogni commissione e quello che ad esempio è stato fatto, deciso, deliberato in tutti i consigli di classe, anche quando non posso partecipare, e questo in tempo reale, senza dover poi inseguire il coordinatore che invece compila direttamente online tutti questi verbali. Allo stesso modo, nella generazione di tutti questi incarichi, automaticamente il docente incaricato si ritrova anche un registro firma, per cui va a porre la sua firma, cioè praticamente segna di aver fatto una certa attività in una certa ora, fino a raggiungere l'ammontare previsto dall'incarico. Chiaramente se io ho segnato 20 ore per un certo incarico, dopo la 20ª ora non sarà più possibile apporre altre firme, e quello servirà alla fine, viene generato un report sempre in formato PDF con la firma sostitutiva apposta dal docente, che diventa la documentazione di svolgimento dell'attività assegnata. Ecco, per quanto riguarda la parte dei progetti, per esempio il dirigente, non so se avete magari dato un'occhiata intanto a Domanzi per la ha la possibilità di fissare un intervallo temporale entro cui possono essere presentati i progetti, in modo tale che uno non possa in ogni momento ovviamente inserire i progetti. A quel punto il docente, nel momento in cui entra, va nell'area progetti, come potete vedere ha diverse voci, no? E può visualizzare tutti i progetti, che significa che per tutti i progetti presentati all'interno della scuola, come diceva Marzio, proprio nell'ottica della trasparenza, può vedere qual è la scheda progettuale che è stata presentata, può inserire un nuovo progetto se è nella finestra temporale, e adesso vediamo come lo può fare, e può andare a vedere i suoi progetti. Vediamo poi prima la parte per un progetto già approvato. I miei progetti, questi per esempio, è un report dove si vede che la docente non è referente di nessun progetto, ma è stata inserita in altri progetti, in cui ha la possibilità di calendarizzare gli incontri. Questo è un progetto che prevedeva 2 ore recupero, poi vi farò vedere, c'è la possibilità di inserire diverse tipologie di attività, no? Come prevede il contratto. Possono essere inserite le ore, si salva e dopo averle eseguite, quindi solo a posteriori, il sistema ti consente di fermare. E capite che in questo modo anche la rendicontazione di tutte le attività progettuali che vengono sempre compilate poi a fine anno viene fuori praticamente in automatico dal sistema, cioè nel momento in cui l'anno scolastico è concluso uno ha già tutta la rendicontazione oraria, deve giusto inserire una piccola relazione per fare la parte di rendicontazione finale mettendo qualche commento sulle positività e negatività dell'esperienza. Anche l'inserimento del progetto, per esempio uno va a scegliere la tipologia di progetto per la scuola primaria, che ne so, sport, scuola, quello che cancellerò, viene creata, in questo modo è creato il progetto e viene riprodotta praticamente quella che è la solita scheda progetto. Uno ha la possibilità di compilare queste varie sezioni, vedete i destinatari, la parte con la tempistica, la descrizione,
Questo è per inserire le attività con il compenso. Anche questo devo dire che quest'anno ci ha aiutato molto a ridurre gli errori da parte dei docenti e del personale in generale della compilazione delle schede progettuali, per cui la possibilità, per esempio, di mettere una persona, di inserire la tipologia di attività, in automatico viene fuori il costo orario a seconda della tipologia di attività. E uno ha la possibilità anche di inserire, per esempio, la fonte di finanziamento. Questo è molto utile per i progetti non da FIS, ma diciamo progetti che sono finanziamenti esterni. Sì, ma anche esattamente come con la stessa logica delle richieste, si ha la possibilità di salvare in bozza, quindi di rielaborare più volte quello che uno ha fatto, e poi di inoltrare la versione definitiva, che poi, come vi ho detto, può essere rielaborata durante l'anno con la logica delle